Katarina. Ha, ha, ha. Just how long is the list? Is the list of the lips you kiss? Oh, how happy my heart would be if I knew that you loved just me. Say it's true, say you do, Katarina. Quando un raggio si cara sul mar, vieni me che t'aspetta la bruma, se da barca del tuo marinar. Qui dove il mare luccica e tira forte il vento, avrebbe detto un grande cantautore, Enrico Caruso concluse la sua grande epopea terrena. Ed è proprio qui, in una Sorrento senza tempo, che il ristorante Museo Caruso ricorda questo grande artista in una maniera davvero straordinaria. Con Napoli Blog eccoci all'interno del ristorante Museo Caruso a Sorrento, un pezzo di storia alla pari dell'artista che celebra. Un luogo davvero eccezionale il ristorante Museo Caruso, un punto di eccellenza sia per la storia collegata a questo grande tenore, sia per quanto riguarda le specialità enogastronomiche di cui si può godere qui. Con noi il patron Paolo Esposito, anima e ideatore di questo posto davvero meraviglioso. Paolo, ci troviamo nella sala delle caricature, le caricature che lo stesso Caruso disegnava. Sì. Queste sono caricature che faceva Caruso a tutti i personaggi che lui individuava un po' particolare, quindi ci faceva una caricatura. Non sono in tutto, lui ne ha fatto 600, noi non siamo, diciamo, riusciti ancora a recuperare tutto le 600, ma penso che ancora un po' di tempo e riusciamo a recuperare le altre. Per quanto riguarda la storia di Caruso, ormai è una storia vecchia, ormai sono circa 30 anni di ristorante Caruso, un ristorante che è sempre stato ai livelli alti, grazie un poco alla posizione, cioè dove la posizione in cui ci troviamo a Sorrento, e grazie alla mia idea, alla mia buona idea che all'epoca nell'87 diciamo dal uno spunto dalla canzone di Lucio Dalla, dall'America Caruso, che mi venne questa idea di chiamare il ristorante Caruso, anche se devo dire io non ero un grande diciamo conoscitore di Enrico Caruso, sapevo che lui è alloggiato a Sorrento e quindi un nome importante in tutto il mondo, e così deciso di chiamarlo Caruso. Così ne parlai anche con Lucio Dalla, che lui era già cliente mio in un altro ristorante, e lui rimase stupito da questa mia idea. Poi chiaramente abbiamo, tramite Renato Ribò, abbiamo interpellato tutti i parenti e tutti d'accordo a questa, diciamo, a questo nome. Dopo di questo è chiaro che quando uno mette un nome così importante è anche giusto che poi si adegua a quello che è il nome. Non è che uno mette il nome e poi si dimentica e magari dopo di questo io, già venendo da un, diciamo, da questo è il mio lavoro da 14 anni, ho lavorato nei grandi alberghi, ho lavorato a Roma, fuori, insomma, dappertutto, quindi ho avuto una buona educazione, diciamo, a livello professionale, e quindi ho cercato di mettere in pratica questa mia educazione. La cosa è andata molto bene, anche perché devo dire, al contrario di molte persone che pensavano diverso da quello che ho pensato io,
Nel 1987 io trovo un chef giovane, ma di grande capacità, uno certo chef che si chiamava Antonio Cosentino. Diciamo che fu definito il Maradona dei cuochi, perché lui prendeva nell'87 5 milioni al mese, più un appartamento. Fu in questa cosa, devo dire che fu criticato un poco da tutti gli imprenditori sorrentini e dagli stessi colleghi di questo chef. Ma diciamo che questo, con la mia buona volontà, il mio, diciamo, fare, siamo riusciti in poco tempo a portare il nome di Caruso in tutto il mondo. Il nome di Caruso, come Caruso c'era, come tenore lui c'era già, ma come ristorante non ancora. E noi abbiamo proseguito il nome di Caruso, diciamo, da ristorante in tutto il mondo. Poi è ovvio che il mio impegno, l'impegno di questo giovane chef eccezionale, e quindi siamo cresciuti. E così poi pian piano siamo cresciuti e poi siamo arrivati dove siamo arrivati. Poi dobbiamo dire un'altra cosa, poi è chiaro che c'è stato anche un momento di fermo. Quando è arrivato l'euro ci ha un po' danneggiato, perché chiaramente si sono allontanati gli americani, ma devo dire che quest'anno c'è stato un grosso ritorno degli americani e quindi le cose stanno incominciando a girare per il verso giusto, anche perché noi teniamo una cantina, una delle buonissime cantine campane, anche se non è molto pubblicizzata dagli esperti, dalle persone che scrivono, che parlano, però io non mi faccio questo un problema se questa cantina non viene pubblicizzata, però io so quello che c'ho e quindi va bene così. Dopo il nome che è cresciuto, poi sono arrivati tutti questi grandi personaggi di tutto il mondo e quindi poi è diventato un posto, ormai oggi diciamo che è diventato per questi grandi personaggi una meta obbligata. Con i miei collaboratori, con le mie tre figliolette che lavorano con me, con mia moglie, siamo felicissimi di questa cosa, perché io mi ricordo che quando io sono figlio di contadino, vengo dalla collina, e io mi ricordo che quando sono sceso, ho cominciato a scendere a Sorrento, dicevo che io ero figlio a Dulonielli Capemonte, il mio padre si chiamava Dulonielli Capemonte, mi hanno aperto le porte tutte quante. E io vorrei lasciare alle mie figlie e a quelle che vengono dopo più o meno la stessa cosa, che quando si parla di ristorante Caruso, si parla di Paolo, di aprire, cioè proseguire questa cosa. E poi adesso stiamo, diciamo, incominciando questa nuova avventura, come ti dicevo, questa nuova cosa, perché c'è la crescita degli americani. Purtroppo in questo momento chi è che fa, chi fa la differenza, diciamo, sono gli americani. Gli americani sono quello che al ristorante fanno la differenza. Non servono i numeri, non servono i numeri, ma servono le persone. Poi è chiaro che ognuno fa le sue scelte. Ho sempre optato per una scelta di qualità. Qui dove il mare luccica e tira forte il vento, su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento, un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schierisse la voce e ricomincia il canto.
Ed eccoci all'interno della meravigliosa cantina, fornitissima direi, del ristorante Museo Caruso. Paolo Esposito, una cantina davvero straordinaria. Ci vuoi illustrare i punti chiavi di questa meravigliosa enoteca? Bene, questa è, diciamo, è la parte dei grandi prodotti campani. Poi qui abbiamo un po' di doppio magnum e qui è un po' misto da questa parte. E abbiamo un po' di tutto, abbiamo diciamo che la cantina è completa di tutti i vini di tutto il mondo, incominciando dai francesi. Poi qui abbiamo un buon assortimento di whisky, cognac, armagnac, qui abbiamo champagne come Cristallo, Dom Pérignon e cose varie. Poi qui abbiamo i grandi vini del Veneto come Dal Forno, Quintarelli. Qui abbiamo la Lombardia, qui abbiamo Piemonte, qui abbiamo i grandi del Piemonte come Gaia, come Boerzio, come vabbè, tanti i migliori del Piemonte. Ecco, grandi formati, grandi Cristal Rosé, abbiamo, diciamo che non manca niente. E come vedete la Toscana, Piemonte, abbiamo i grandi qui formati della Campania, anche qui della Toscana, e poi andiamo avanti, qui abbiamo i grandi della Francia, i grandi vini dolce, qui ritorniamo in Piemonte, qua in Toscana un'altra volta, abbiamo ancora Toscana con biondi santi e cose varie, e poi andiamo nella parte del resto del mondo, i francesi, spagnoli, argentini, australiani, e diciamo un po' anche qui misto, un po' di cose le migliori cose del mondo. Tutte le migliori cose del mondo abbiamo in questa parte del resto del mondo. Anche come avete visto ci sono Magnum. Quindi fondamentale per il ristorante Museo Caruso l'abbinamento dei vini con le sue specialità gastronomiche. Come fondamentale la chiusura di questi pranzi con grandi distillati, con delle grandi grappe. Con dei grandi passiti, con delle grandi grappe, dei grandi cognac, armagnac. Cioè, diciamo che il ristorante Caruso, diciamo che incomincia e finisce con una cena importante. Quindi non è che noi facciamo l'aperitivo buono e poi ci diamo non abbiamo il passito, no. Noi siamo completi, una cena completa, perché noi lavoriamo con il ristorante Caruso con un livello di clientela molto alto, e quindi è stata una mia scelta dall'87 puntare su questo, perché questa è stata proprio la mia grande voglia, la voglia di dare qualcosa a questo paese che mancava un poco, e quindi diciamo che è stato un avvio poi a tanti altri ristoranti che hanno seguito alla mia idea, e io ne devo dire che ne sono tanto felice, anche perché devo dire un'altra cosa molto importante: sono ancora super felice in questa cosa, perché parecchi dei miei collaboratori mi hanno lasciato per aprire un'attività ognuno di loro, quindi per me questa è una gioia, è una delle cose più importanti che oggi vedere a Sorrento che dalla mia scuola sono usciti bravi ristoratori come tutti i bravi, che tutti i grandi che escono, i grandi professori, i grandi medici, i grandi avvocati che escono, i grandi allievi. Questo lo conserviamo per una serata che io invito a tutti voi della redazione Napoli Blog.
Napoli Blog è qui nel cuore pulsante del ristorante Museo Caruso, nella cucina, in compagnia dello chef Giuseppe Persico. Chef, qual è la specialità che proponiamo oggi per gli amici del ristorante Caruso? Un classico spaghetto alla napoletana con costoletta di maiale e spaghetti. Ingredienti poveri, solo la costoletta di maiale e gli spaghetti. Come si prepara? Allora, aggiungiamo olio extravergine di oliva in padella. La cosa importante è la padella deve essere molto calda. Saliamo. C'è una ricetta molto semplice anche nella preparazione. Nel frattempo qui cuoce la costoletta. Caliamo gli spaghetti. La cosa importante è la carne di maiale va mangiata ben cotta. Piatto unico. Primo e secondo in un solo piatto. Ci grassiamo la carne. Ci mettiamo un po' di acqua di cottura. L'appoggiamo nel piatto. Spaghetti. Iniziamo la padella. Allora, la costoletta è pronta. Spaghetti la stessa cosa. La leggiamo sopra. Mettiamo una foglia di basilico. E una grattugiata di caciotta locale salata. Saluti e baci. E con Napoli Blog continuiamo il nostro tour enogastronomico in compagnia di Paolo Esposito. A pochissimi passi dal ristorante Museo Caruso, la tradizione continua con il ristorante La Basilica. Questo è un genere un po' diverso, è più sulla cucina tipica napoletana, ma anche qui abbiamo avuto dei grandissimi risultati, tanto vero che negli ultimi mesi, questo è ristorante e pizzeria, ma negli ultimi mesi abbiamo dovuto togliere la pizza dal vicoletto perché il locale era così affollato e quindi abbiamo scelto di fare il cliente invece di fare la pizzeria. E poi quest'anno ci siamo inventati un'altra cosa, anche se siamo stati un po' criticati da qualcuno, ci siamo inventati che dalle due e mezza del pomeriggio alle 7 i clienti hanno il 10% di sconto fino a 10 persone, se vanno oltre 10 persone hanno il 15%. La stessa cosa si ripete di sera. Il cliente dopo le 10 ha il 10% di sconto e se sono più di 10 hanno il 15% di sconto. E devo dire che qui abbiamo avuto una grande idea e stiamo raccogliendo dei grandi risultati, anzi non grandi, grandissimi. E quindi è una cosa che è da pensare anche per gli altri. Al ristorante La Basilica, dunque, la tradizione si fonde con la modernità, la tradizione di una Sorrento senza tempo che si fonde dunque con le intuizioni del patron Paolo Esposito, che, come ci ha anticipato, ha preferito lasciare i clienti amanti della pizza all'interno e creare uno spazio più adatto all'enogastronomia d'eccellenza qui all'esterno, dove è possibile anche, e ripetiamo, approfittare delle fasce orario per avere dei prezzi ancora più eccezionali con degli sconti che vanno di pari passi con la qualità di un luogo davvero sensazionale. Per il ristorante La Basilica invece ci ispiriamo a una cucina tipicamente mediterranea per un piatto che si chiama come? Pesce e spada scottato con concassé, poggiato su un concassé di pomodoro con dei spinaci sopra. Molto semplice, vediamo come si prepara. Certamente.
Adesso mettiamo l'olio d'oliva, lo poggiamo. Facciamo scottare leggermente. Adesso lo alzeremo per impiattarlo. Questa è la concassia di pomodoro. Poggiamo lo spada. Mettiamo degli spinaci per colorare il piatto. Molto semplice. Un filo d'olio. Piatto è completo. Continuiamo il nostro viaggio con Napoli Blog, ristorante Caruso, ristorante La Basilica e anche grande pasticceria. Ci troviamo qui con il maestro pasticciere Raffaele D'Urso. Quali sono le tue specialità per gli amici di questi due rinomati locali? Abbiamo pensato questa piantina capovolta con la terra che scende sul piatto e la serviamo con mousse di gianduia e pistacchio con una striscia di caramello. Vediamo. Di bosco. Questa è la terra che abbiamo fatto con i bloom cake aromatizzato al rum. Molto fatto ciò, mettiamo la nostra mousse gianduia che prepariamo prima del servizio ogni sera. Sono delle piccole sfere, diciamo che vorremmo chiamare tipo un sasso. Ecco qua. Mettiamo la fogliolina di menta. Un fiorellino. E il frutto di bosco, un fuchetto e il piatto è pronto. E per gli amici di Napoli Blog un dolce davvero particolare, zuppa agli agrumi con nuvola di yogurt. Adesso mettiamo le sfere di yogurt nel piatto, poi ci aggiungiamo la zuppa di agrumi, mettiamo frutti di bosco, salsa ai frutti di bosco, crumbles al caramello e spongy cake al verde, colorato verde, il colorante verde che lo mettiamo sopra. Adesso procedo. Queste sono le sfere che vengono adagiate nel piatto. Molto semplice, senza questa qui è la zuppa agli agrumi, un po' di tremolio alle mani ma è dovuto. Aggiungi di bosco. Questa qui è la salsa di frutti di bosco che facciamo noi con i frutti di bosco. Della zona, che lo spezzettiamo e lo mettiamo sul piatto. E questa è lo spongy cake fatto color verde. Zuppa agli agrumi con sfera allo yogurt e frutti di bosco, dedicato a Napoli Blog.
Just how long is the list? Is the list of the lips you kiss? Oh, how happy my heart would be if I knew that you love just me. Say it's true, say you do, Katerina.